dell'insegnamento dell'italiano, è veramente il cardine del programma di educazione delle nuove generazioni, tanto più che da quando l'essere umano ha costruito il linguaggio orale dentro di sé, 300.000-400.000 anni fa, ma soprattutto da quando circa 6.000 anni fa, non molto indietro, è stata inventata la scrittura, le società che hanno accolto l'uso della scrittura hanno immediatamente fatto balzi enormi davanti, incapacità, a volte almeno al mare, siamo sempre lì, ma l'insegnamento della lingua scritta è un'operazione delicatissima, fondamentale. L'alfabetizzazione, vedete come certi termini che corrono, sì, eccetera, visti con la lente di ingrandimento delle scienze dell'uomo, neurologia, antropologia, linguistica e poi anche storia culturale della società, ma le scienze dell'uomo sono quelle che ci riguardano proprio come essere fisico, senza il corpo fisico non esiste niente di noi, conducono a vedere nella lingua prima dell'ambiente, dello Stato, del territorio nel quale viviamo, un oggetto particolarissimo di attenzione e di educazione. Perché questo richiamo a questi orizzonti scientifici o di addirittura dell'evoluzione della specie? Perché purtroppo nella formazione del docente di italiano in Italia queste componenti più scientifiche non sono presenti. La colpa è dell'università. Tra i più giovani che mi hanno salutato ci sono alcune studentesse delle facoltà di lettere, e subito chiedo che discipline, che esami state facendo, eccetera. Vedo che hanno scelto parecchio la linguistica italiana. Bene, questo 30, 40 o 50 anni fa nelle università non accadeva. E questa è la ragione per cui docenti attenti, più sensibili e più aggiornati forse in questa direzione si danno da fare per aggiornare sul campo docenti che non hanno avuto questa formazione e ripiegano sulla tradizione letteraria, sulla letteratura, eccetera, che è il fiore maggiore dell'uso della lingua, la poesia, non c'è dubbio, ma attenzione, se manca l'allenamento a capire un testo, a analizzare un testo, a capire i meccanismi della lingua, la grammatica, rideterminiamo il significato di questa parola apparentemente noiosa. Se non facciamo crescere la capacità di analizzare i testi, la lingua, con le dovute gradualità dalla primaria in poi, avremo sempre ragazzi che non ce la fanno negli studi e sottovalutano l'importanza, riprendo ancora questo tema, delle parole nella vita di ognuno di noi. Tante volte ho approfondito e discusso questo tema davanti a una platea di molti docenti e magari familiari. In un libretto che ho scritto, che qualcuno di voi ha avuto la bontà di già di possedere, ho premesso nella pagina iniziale, col frontespizio, poche parole di un poeta italiano, Mario Luzzi. Un poeta che non è molto noto, eccetera, è scomparso una quindicina di anni fa, ma essendo stato anche accademico della Crusca, questo Mario Luzzi è venuto e ci ha fatto una bellissima orazione, si chiama così, nel gergo pomposo dell'Accademia, la prima di conferenza che fa un accademico dopo la sua nomina. Bene, in questo testo bellissimo c'è un passaggio in cui condensa, direi da scienziato e poeta, il significato della lingua.
E lo penso infatti in esergo, come si dice, nella pagina bianca del mio libro. La lingua è dentro di te, è una facoltà che è nel tuo corpo. E poi continua, e tu sei tra le sue braccia. Qui è il poeta che si manifesta soprattutto. Sappi che la lingua, il linguaggio verbale, ma nella forma dominante nell'ambiente in cui vivi, quindi in Italia l'italiano, è, se frequenti la società, l'ambiente in cui vivi e l'ambiente in cui si parla l'italiano, bene o male, più riccamente, meno riccamente, eccetera, sappi che nel tuo cervello è impiantata la macchina che produce l'italiano, che ti serve per produrre lingua e capire la lingua. E poi, basta che questa facoltà che hai nel cervello, e lo dice con parole da poeta, è come la mamma che ti tiene tra le braccia, ma non solo nei primi anni di cammino, per tutta la vita. È la lingua che è dovutamente ricca e posseduta che ci guida nel comportamento. Tutto ciò fa della lingua qualcosa di molto concreto, materiale addirittura, perché le radici di questa facoltà sono in alcune aree della corteccia cerebrale. E per quanto riguarda la lingua scritta, questo impianto di questa nuova facoltà rispetto al parlato si deve al docente della primaria. Quindi parlare di lingua in una comunità scolastica e non solo scolastica, oggi, dopo che le nuove scienze e anche altre voci, come questo di un poeta molto sensibile a queste cose, ma tutti i poeti sono stati, Dante è stato un grande pensatore della lingua, anche lui, significa dobbiamo, se non abbiamo avuto formazione da studi universitari di 30, 20, 40 anni fa, in alcuni luoghi di più, in alcuni di meno, per svolgere questo compito di far crescere la capacità di pensare, bisogna aggiornarsi sul piano delle ultime acquisizioni delle scienze, che ripeto, scienza dell'uomo. Neurologia, antropologia, linguistica sono basilari. Poi tutti gli usi che si fanno della lingua, da quello scientifico, quello giuridico, normativo, dei social, letterario, la scuola presenta queste varie facce della lingua. Detto questo, vengo al primo aspetto del tema propriamente di organizzazione didattica previsto per questo incontro. Molti docenti, vivo tra i docenti della scuola, sono i miei veri interlocutori e destinatari delle mie riflessioni, segnalano che nella loro stessa organizzazione didattica si sentono scissi tra le ore di grammatica che si fanno con tanta fatica, tanto difficoltà per farle comprendere o addirittura accettare dagli studenti, e le ore poi dell'antologia, della lettura, che finalmente ristorano l'animo. Com'è possibile che ci sia questa frattura tra la riflessione sul meccanismo della lingua e l'utilizzazione dei prodotti di quel meccanismo? Evidentemente non è impostata come si deve questa, il rapporto tra l'analisi del meccanismo e il prodotto del meccanismo stesso. Questo è dovuto appunto al fatto che la grammatica è sempre stata considerata una disciplina che dà delle definizioni, ma che non ci deve far ragionare, che devi ragionare. Io ti do la definizione di soggetto, di complemento oggetto, di complemento di luogo, eccetera, e tu ripeti dentro di te questa spiegazione e vai avanti. Non è possibile. Essendo la facoltà primaria del mio cervello dal punto di vista cognitivo e comunicativo,
Sono io che devo capire come funziona la lingua per usarla. Ora le nuove discipline, i grandi pensatori, questo l'hanno detto da 2400 anni, da Aristotele in poi, si può dire, primo che si è occupato di grammatica, il grandissimo filosofo, eccetera, che è come tanti altri, perfino Dante si è occupato di grammatica e così via. Ma le scienze dell'uomo più recenti, quelle che ho nominato, oggi ci dicono molte cose più precise. Non è facile naturalmente condensarle in poco, ma se noi almeno cominciamo a pensare che possa esserci una modalità di studio dei meccanismi grammaticali, non basata sulle definizioni che dà il libro e che il professore ripete, ma sulla riflessione guidata dal docente o dal libro, su come tu stesso usi la lingua, la via è produttiva, è motivante e dà i suoi frutti. È un tema, adesso sono entrato proprio in campo propriamente didattico dell'organizzazione dell'insegnamento dell'italiano, quindi. Però se lo inquadriamo in tutte le considerazioni che facciamo come cittadini, come membri di una comunità, non per omaggiare questo sindaco, ma le comunità rappresentate dal sindaco, è vero, è molto importante che il responsabile della vita cittadina si renda conto dell'importanza della capacità linguistica dei cittadini. E questa è la via da scoprire, che è possibile programmandone i tempi e con i modi appropriati, è possibile analizzare il meccanismo della lingua, rendersi conto bene di come ci funziona dentro, perché qui dentro la lingua è dentro di te, ha ripetuto il poeta, e poi farne l'uso comunicativo attraverso l'oralità, la scrittura, che certamente ci impegna di più, perché posso parlare in modo improprio e correggermi, ma se devo scrivere una cosa, ci sono i vantaggi perché l'occhio vede le parole e può correggerlo, ma quando poi abbiamo fissato una forma scritta di un discorso, difficilmente ci capisco. Se non hai studiato bene i meccanismi della grammatica e le forme, come si dice, testuali nell'uso della lingua, la lettura e la scrittura di testi, ti sembra che la grammatica sia un esercizio inutile, astratto, oscuro e quindi non viene utilizzato.